Buongiorno a tutti e benvenuti a questo evento di presentazione del documento Insieme per l'Oncologia del Futuro. Il documento che verrà presentato è frutto di un anno di lavoro e di un enorme sforzo di concertamento e di coordinamento da parte di Cittadinanza Attiva, che ha coinvolto 60 rappresentanti provenienti dal mondo accademico, istituzionali, organizzazioni civiche, associazioni di pazienti, medici. Insomma, è stato un grosso lavoro a cui hanno preso parte di diverse parti. Questo documento arriva in un momento cruciale per la nostra sanità e per l'oncologia in particolare. La pandemia, infatti, ha messo le altre emergenze, tra cui anche l'oncologia, in secondo piano. È una situazione che va avanti da troppo tempo, ne stiamo parlando tanto in questi ultimi giorni. Sappiamo che si sono accumulati dei ritardi importanti su molti fronti, screening, diagnosi, cure. Il problema delle liste d'attesa per visite, esami, chirurgie ormai è stato denunciato da diverso tempo, sia dal lato pazienti che dal lato medici. L'oncologia, almeno nei piani, non ne avrebbe dovuto risentire, ma nella realtà i medici dicono che sono stati costretti a rimandare delle visite, a rimandare degli interventi dei pazienti oncologici, che sono, in teoria dovrebbero essere una categoria di interventi urgenti. La difficoltà di affrontare queste emergenze che stiamo vivendo tutti i giorni ha anche rallentato o comunque messo da parte la programmazione, la pianificazione, quello che è le strategie del futuro. Per futuro non intendo gli anni a venire, fra 2, 3, 4 anni, ma anche i prossimi mesi. In qualche modo il documento di Cittadinanza Attiva, questo documento Insieme per l'Oncologia del Futuro, vuole colmare questa lacuna, proponendo azioni, misure e iniziative incentrate sulla persona, da intraprendere subito, nell'immediato, e anche strategie per modificare entro il 2030 l'approccio all'oncologia. Quattro sono le macro aree che vado a leggere: prevenzione, informazione e consapevolezza come prima linea di difesa dal cancro, innovazione, l'innovazione al servizio della cura, equità, qualità, accesso ed equità delle cure, qualità della vita, vivere con e oltre il cancro. Insomma, sono macro aree molto importanti che raccolgono bene, insomma, sintetizzano bene tutte le esigenze. Ma la ratio di questa lodevole iniziativa ce la spiega la dottoressa Annalisa Mandorino, che è la segretaria generale di Cittadinanza Attiva. In questo modo le do la parola, così apre i lavori di questo incontro virtuale. Buongiorno, Buongiorno dottoressa Valentina. Mandorino. Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti, grazie per questa introduzione che già ci porta un po' nel vivo della riflessione che faremo oggi, della presentazione. Mi sentite? Sì, io sento benissimo. Ok, e della presentazione, dicevo, della presentazione di questo documento. Allora, noi ci siamo ritrovati particolarmente nelle parole che qualche mese fa ha pronunciato Ursula von der Leyen parlando della ripresa, diciamo, dell'accesso alla salute in generale dopo il periodo della pandemia, quando ha detto non possiamo aspettare la fine della pandemia per riparare i danni di questo periodo e per pensare al futuro. Stavamo lavorando già a questo documento che è il frutto, come hai già anticipato, del lavoro di tante persone e di lunghi mesi, e fin da subito l'abbiamo pensato come un traguardo a cui tendere, non tanto una fotografia dell'oggi, quindi un documento che voleva essere, fin dal momento in cui è stato pensato, visionario, guardare in avanti, inserirsi anche nelle politiche europee di lotta al cancro, che sono un po' il nostro orizzonte di riferimento, che sono state un po' il nostro orizzonte di riferimento nel lavorare all'oncologia del futuro. E questo per gli aspetti che già hai sottolineato, cioè per il fatto che questo lavoro ha messo insieme tanti punti di vista, tanti punti di osservazione della realtà oncologica, non ha impedito che il documento fosse estremamente concreto. Infatti ne siamo molto contenti perché nello stesso tempo è capace, a nostro parere, a parere di chi ci ha lavorato, di guardare avanti, ma nello stesso tempo di restare concretamente con i piedi per terra, e le proposte che saranno presentate lo
dimostreranno il fatto che già alcune di esse sono state addirittura accolte o comunque istruite, diciamo, già negli scorsi giorni, dimostra come pensiamo, almeno nella maggior parte dei casi, di aver proposto delle cose che sono anche realizzabili e fattibili. E, il nostro approccio al tema dell'oncologia, proprio perché voleva guardare al futuro, è un approccio che ha tenuto conto moltissimo di quello che è l'orizzonte nuovo in cui le patologie oncologiche si inseriscono. Si parla di personalizzazione, di innovazione, di precisione. Quindi siamo davanti a cure, a procedure avanzate, innovative, che abbiamo ormai a disposizione e che sempre più avremo a disposizione nei prossimi anni. L'oncologia, il cancro, non è più una condanna, perché da molte patologie oncologiche si guarisce o quantomeno ci si cura in maniera tale che la vita risulta non soltanto lunga, ma di qualità. Sono migliorati tantissimo i percorsi organizzativi anche a livello territoriale, a livello delle regioni, a livello delle aziende sanitarie locali. Si stanno sperimentando formule nuove come quelle della teleoncologia basate sul ricorso alla medicina digitale, che possono rappresentare anche organizzativamente un orizzonte per il futuro. Insomma, sempre più ci si pone e si è nella condizione di potersi porre un orizzonte per quanto riguarda il prima dell'oncologia, facendo affidamento su modalità di prevenzione sempre più efficaci, sul durante di una patologia oncologica, facendo affidamento su cure sempre più efficaci e personalizzate, e soprattutto sul dopo della malattia oncologica, perché fortunatamente in moltissimi casi ora si può pensare al dopo, si può pensare alla guarigione, si può pensare alla stabilizzazione della condizione, addirittura, questo è un concetto che abbiamo introdotto, a cui teniamo moltissimo, al diritto all'oblio, a dimenticarsi di aver avuto, dimenticarsi, diciamo, dal punto di vista della qualità della vita, di aver avuto una patologia oncologica. Però oggi siamo qui e siamo molto contenti anche del fatto che molti interlocutori hanno aderito all'invito di questa giornata, perché pensiamo che tutti questi, diciamo, positive innovazioni, positivi fermenti che ci sono, richiedano necessariamente un impegno di tutti gli interlocutori e richiedano di essere ottimizzati. E in questo guardiamo con estrema fiducia al Piano Oncologico Nazionale che sta per essere varato e che può rappresentare, diciamo, l'orizzonte sistematico in cui tutta questa innovazione si inserisce e viene valorizzata. Senza dimenticare, con questo concludo, che però, questo è un punto che noi sottolineiamo sempre perché è fondamentale, la situazione all'interno del nostro paese non è uguale dappertutto. Ci sono molte aree del nostro paese in cui le cose di cui ho parlato rappresentano davvero un orizzonte a cui tendere, purtroppo non la fotografia dell'oggi, e pensiamo che un impegno collettivo di tutti, degli interlocutori istituzionali sicuramente, debba essere quello di andare a colmare queste disuguaglianze, perché non ci debbano essere viaggi della speranza legate alle malattie oncologiche, perché il livello di qualità dei servizi debba risultare uguale in tutte le regioni del nostro paese. In questo contiamo ovviamente anche sugli investimenti che saranno possibili grazie al PNRR, e speriamo che il combinato disposto di queste due cose, un piano sistematico e degli investimenti possibili, possa andare nella direzione che noi abbiamo provato a disegnare con questo documento. Grazie. In effetti il documento è molto bello perché guarda al futuro, sicuramente, perché non possiamo non guardare al futuro, perché la scienza va avanti, ma guarda anche al presente, non si nasconde dietro un dito. Sappiamo che ci sono problemi di equità, sappiamo che molte volte la qualità della vita dei pazienti viene messa un po' da parte, si dà precedenza magari alla cura, però non a come poi deve convivere il malato, perché molte volte il cancro
è come una patologia cronica, diventa non si cura, ma si convive. Ora vorrei salutare il professor Boano, a cui vorrei lasciare la parola. La pandemia è stata ed è una tragedia, e su questo siamo tutti d'accordo. In primis per le vite umane che sono state perse, e in generale per chi, per la salute di chi ne è stato colpito. Ma è stata una tragedia anche per la nostra sanità, ancora oggi messa a dura prova, con questa quarta ondata. Sembra di rivedere un film che abbiamo già visto anni fa e ci spaventa. Ma la pandemia è anche servita a portare molti nodi al pettine, anche sul fronte dell'oncologia. Abbiamo imparato tanto su quello che non va, pagandolo caro. Quindi ora, complice anche gli investimenti previsti nel PNRR, come appunto ci ha anticipato, possiamo ripensare alla nostra sanità e in particolare all'approccio all'oncologia. Può essere quindi il PNRR un'opportunità a prendere questa pandemia, il buono, usarla per cambiare le cose che non vanno? Sì, grazie. Prima di tutto vorrei salutare tutte le persone collegate, salutare i relatori, ringraziarli, ringraziare Cittadinanza Attiva e tutti i vari stakeholder, oltre 60, che hanno lavorato per tanti, tanti mesi, come è stato detto, per redigere questo documento. Questo è un documento assolutamente importante, ma anche molto schematico, molto fruibile, con degli esempi e delle proposte estremamente chiare. E questo è importante perché, come è già stato detto, ci si accinge a redigere il nuovo piano oncologico nazionale nella scia, nella direzione del piano oncologico europeo per la lotta contro i tumori, inglobando anche il lavoro che viene fatto a livello europeo dalla European Mission Board for Cancer. Ovviamente il piano oncologico deve essere aggiornato, perché l'oncologia negli anni ha subito un'evoluzione estremamente rapida, direi quasi ipercinetica, proprio perché tutta una serie di terapie, non solo farmacologiche, ma anche terapie integrate, quindi dall'ambito chirurgico, radioterapico, diagnostico, oltre che le terapie, hanno subito un'evoluzione molto importante. La realtà è che si stava già lavorando prima della pandemia nel pensare l'oncologia del futuro. Questo perché? Perché negli ultimi anni il numero dei pazienti oncologici, proprio perché si sopravvive oggi nonostante il tumore, si va oltre la malattia e si guarisce in molti, molti casi. I numeri sono diventati estremamente importanti. Noi oggi dobbiamo pensare che abbiamo oltre 3 milioni, tra i 3 e i 4 milioni di persone che nella loro vita hanno avuto a che fare con il cancro e sono guarite oppure purtroppo lo stanno ancora affrontando. Ma questo già prima della pandemia poneva dei problemi organizzativi importanti, quindi pensare anche a una maggiore integrazione delle cure tra l'ospedale e il territorio. Quindi questo era un qualcosa su cui ci stava già pensando e questa progettualità proprio va esattamente nella direzione per dare delle risposte già per questo. Ovviamente su questa situazione già complessa, in fase evolutiva importante, si è inserita la pandemia che, come diceva lei, ha portato al pettine molti nodi. Ed è arrivato il momento, ovviamente, di affrontarle e prendere spunto per accelerare e risolvere. Quindi sicuramente una maggiore integrazione tra l'ospedale e il territorio, con delle strutture assistenziali sul territorio affinché il paziente possa essere gestito sicuramente al meglio. Vado a chiudere però con un tema che in questo momento è di grande attualità. Noi abbiamo perso milioni di visite di screening in questi 2 anni. Purtroppo vedremo
i risultati di questo negli anni a venire. Già oggi però vediamo delle diagnosi che vengono fatte in momenti più avanzati della malattia, quindi questo può compromettere il risultato finale di guarigione per il paziente oncologico. Quindi la prima emergenza oggi è ritornare a fare prevenzione, perché questa è la prima battaglia che bisogna portare avanti nei confronti del cancro. Quindi io auspico che questo documento possa servire alle istituzioni, possa servire ai politici, affinché vengano presi quegli spunti atti a essere inserito nel piano oncologico nazionale nel contesto del piano oncologico europeo. Ringrazio e auguro buon lavoro a tutti. Grazie mille, professor Boano. Le volevo fare subito una domanda. Il ruolo delle aziende in questo cambiamento, cioè, come diceva lei, le aziende ci stanno lavorando da cioè ci si sta pensando da tempo, sapevamo quali sono i problemi, la pandemia li ha accentuati, poi gli addetti ai lavori, insomma, conoscono bene la materia. Le aziende, che ruolo allora possono avere? Possono avere un ruolo assolutamente di partnership. Da un lato, cito un esempio, nelle terapie innovative ci sono dei percorsi di gestione del paziente, dei percorsi di cura che richiedono un lavoro fianco a fianco tra aziende, ospedale e strutture. Cito un esempio, il CAR-T è il classico esempio di terapia avanzata dove occorre assolutamente lavorare insieme, perché è l'azienda che deve fornire un chiaro e tangibile supporto anche di know-how per creare i centri elettivi per questa somministrazione. Ma ci sono molti, molti altri aspetti. Ad esempio, ogni farmaco che cambia la storia di un oncotipo, quindi è importante che l'azienda fornisca tutti quegli elementi anche tangibili come delle app per poter seguire al meglio il paziente a distanza. Quindi le aziende possono fornire tutti quei sistemi di digitalizzazione in modo tale da favorire la qualità della vita, la compliance, eccetera, per il paziente a domicilio, ma nel contempo paziente a domicilio, ma seguito in stretto contatto con l'ospedale e il suo medico di riferimento, piuttosto che altri aspetti di telemedicina sui quali da anni che stiamo lavorando. Quindi sempre di più occorre su questi temi dell'oncologia lavorare assolutamente in sinergia, direi quasi in simbiosi. Sì, io ritengo che la partnership pubblico-privato, insomma, sia una strategia vincente se ben rodata e ben utilizzata. Grazie mille, professor Boano. Adesso vorrei passare la parola alla dottoressa Alessia Squillace, che ci aiuta ad entrare un po' più nel merito di questo documento. Il documento che oggi presenta può essere, come appunto diceva già il professor Boano, uno strumento prezioso per rendere concreta una visione del futuro dell'oncologia, che si muove appunto su queste, sulle quattro macro aree di cui abbiamo parlato prima. Quindi passo la parola a lei, dottoressa Squillace, che è responsabile del progetto, che se ci può spiegare i punti salienti. Grazie. Grazie. Sto provando a condividere le slide, non so se si vedono. Le vediamo, le vediamo. Posso chiedere alla regia di toglierle queste perché è il file non corretto. Grazie. Erano rimaste, diciamo, in memoria. Ok, allora intanto grazie a tutti, buongiorno, a me è il compito di illustrare, non so perché compaiono queste, Giampaolo grazie, posso chiederti, sì, di, ok, grazie mille, ritorniamo. C'è stato un secondo un problema, deve rientrare.
evidentemente è uscita dallo studio, deve rientrare un attimo, un secondo. Ok, solo la dottoressa Squillace, ma ci siamo tutti? Sì. Ok, se no, insomma, allora aspettiamo un attimo che la dottoressa Squillace viene, insomma, rimessa qui online. Ecco, sta rientrando. Eccomi, riuscite? Sì. Scusate, sono credo uscita fuori dalla piattaforma. Posso chiedere a Giampaolo di condividere lui le slide, se può anche girarle, perché probabilmente ho un problema tecnico nella condivisione. Volevo innanzitutto, ringraziare tutte le persone che ci stanno ascoltando. A me il compito di, come dire, raccontare un po' quello che è il documento, insomma, che è frutto, come hanno anticipato anche gli interlocutori precedenti, di un grande lavoro di partecipazione da parte di tantissime persone. Un anno di lavoro che purtroppo abbiamo dovuto condurre a distanza e da remoto, e speravamo oggi di essere in presenza, ma le contingenze non ce l'hanno permesso neanche questa volta, quindi pazienza, insomma, cercheremo di farlo appunto attraverso la piattaforma. E, come vi dicevo, un anno di lavoro, davvero un anno intenso, dove siamo partiti, chiedo la prima slide, con un primo kick-off meeting dello scorso gennaio, a cui poi sono seguiti quattro incontri, quattro tavoli di lavoro virtuali. Abbiamo suddiviso questo grande gruppo di lavoro in, puoi andare avanti Giampaolo, un grande gruppo di lavoro, insomma, con abbiamo suddiviso questo grande gruppo di lavoro in quattro sottogruppi per le aree di maggiore interesse che abbiamo preso in considerazione e che hai anticipato prima, Valentina. Solitamente i ringraziamenti si fanno alla fine, però credo sia doveroso da parte mia ringraziare davvero le 56 persone, prima di tutto persone, prima di esperti. Hai menzionato perfettamente, insomma, rappresentanti del mondo delle associazioni, rappresentanti di grandissime, importanti società scientifiche, davvero tante, che hanno aderito alla nostra progettualità. Professionisti appartenenti al mondo accademico, i professionisti sanitari e anche gli operatori sanitari, rappresentanti delle istituzioni, insomma davvero un gruppo grandissimo, insomma, di persone che hanno dedicato prima di tutto il loro tempo. Lo hanno fatto in più occasioni, perché ovviamente è stato un anno, come dire, di grande lavoro, dove abbiamo avuto la necessità anche di sentirci più volte fino ad arrivare alla finalizzazione di questo lavoro. Quindi un ringraziamento davvero a loro e anche alla collega Carla Mariotti, che ha coordinato insieme a me questo imponente lavoro, che ovviamente da remoto non è stato sempre, come dire, semplicissimo, però insomma ce l'abbiamo fatta. Un ringraziamento ovviamente va anche a tutti i colleghi di Cittadinanza Attiva, anche che hanno reso possibile poi anche questo evento. Puoi andare avanti, grazie. Ok, lo abbiamo anticipato prima, insomma siamo partiti nel kick-off dandoci degli obiettivi davvero molto, molto ambiziosi, che sono quelli, come abbiamo definito anche il dottor Buono di Novartis, insomma davvero visionari, lo ha detto anche prima Annalisa Mandorino, con delle azioni che guardassero veramente al futuro dell'oncologia, per guardare anche a un cambiamento concreto nella cura, nel trattamento, nella prevenzione, anche nella qualità di vita delle persone. Strada facendo però ci siamo resi conto che per raggiungere questi importanti traguardi non potevamo dimenticare quelli che sono gli interventi che invece devono essere messi in campo subito e nell'immediato, azioni e proposte che non sono appunto più rinviabili. Quindi nel documento, quando avete modo di vederlo in maniera più approfondita, e oggi è insomma pubblico e disponibile anche scaricabile, va letto proprio in questa doppia visione, cioè azioni e proposte che guardano veramente al futuro. Ci siamo dati una data, quella del 2030, invece anche delle azioni che sono invece, come dire, appunto non più rinviabili. Vai alla prossima, grazie. Da dove siamo partiti? Diciamo che a guidare questo lavoro è stato proprio il piano europeo già menzionato, il piano europeo di lotta al cancro. Il nostro documento ricalca perfettamente questi quattro pilastri. Abbiamo solo voluto dare, diciamo, un maggior accento al tema dell'innovazione, che è davvero molto presente nel documento, dandogli un'evidenza a sé, e abbiamo introdotto quindi questo paragrafo, questo capitolo dedicato all'innovazione al servizio della cura, ma sostanzialmente ricalca davvero tutti i quattro pilastri previsti nel piano europeo.
puoi andare avanti. Entrando nel vivo del documento e nel primo pilastro che riguarda appunto la prevenzione, sappiamo che il 40% dei tumori è prevenibile, e lo ha detto bene anche prima il dottor Buono, dobbiamo ripartire proprio dalla prevenzione per lavorare concretamente nella lotta al cancro. Viene definita proprio la prima linea, no, di difesa dal cancro, quella della prevenzione, ed è per questo che tra i vari punti che oggi ovviamente vi illustro solo alcuni perché ce ne sono davvero tanti di spunti, il primo da cui siamo partiti è quello ovviamente che riguarda il tema della vaccinazione, dei programmi di screening e della diagnosi precoce. Lo stop che ha dato la pandemia è davvero incredibile, assurdo, e come diceva il dottor Buono, i risultati di questo stop lo vedremo soltanto più in là, quando in termini di numeri di nuove diagnosi o comunque di mancata tempestiva diagnosi, anche per, come dire, prendere in tempo anche la patologia tumorale. Quello che chiediamo è, come prima azione, cercare di recuperare quanto più possibile questi numeri persi, e per farlo è importante, credo che sia veramente prioritario, anche utilizzare questi strumenti che abbiamo concretamente utilizzato in tempi di pandemia, per semplificare la prenotazione, ad esempio la vaccinazione. Stiamo utilizzando delle app, perché no, implementarle anche per le vaccinazioni per l'HPV. Quello che dobbiamo, e anche utilizzando altri luoghi, abbiamo visto come nel periodo pandemico tuttora si stanno facendo anche le vaccinazioni in luoghi che non sono proprio, come dire, i classici luoghi sanitari. Quindi credo che sia fondamentale anche estendere i programmi di vaccinazione screening anche in altri luoghi di salute, e su questo le case della comunità previste dal PNRR sono sicuramente un'opportunità da cogliere. Quello che dobbiamo arrivare a raggiungere al 2030, e questa è appunto la visione, è mettere un po' a regime tutte le regioni, arrivare al 100% della chiamata attiva, perché è inaccettabile che ci siano delle regioni che ancora oggi invitino solo il 60% della popolazione eleggibile allo screening. Questo è un diritto mancato per la cittadinanza, e su questo è necessario intervenire quanto prima e arrivare anche prima del 2030 a una, come dire, uniformità in questo senso a livello regionale, e così anche per la copertura vaccinale, almeno il 90%, anche per rispondere a quegli obiettivi che ci pone l'OMS, anche di andare a eliminare tutti quei tumori che sono ben 9 correlati al papillomavirus. E abbiamo ipotizzato anche la possibilità di introdurre in un prossimo futuro anche nuovi programmi di screening, perché no, qualora le evidenze dovessero dimostrare questa possibilità e questa necessità, o anche aggiornare i protocolli che già abbiamo, i protocolli di screening che già sono esistenti, insomma, e anche modificare laddove è necessario anche, come dire, i criteri di eleggibilità allo screening. Tra gli altri punti che abbiamo evidenziato nell'ambito della prevenzione, un'attenzione sicuramente lo merita la condizione nutrizionale. Su questo le società scientifiche presenti al tavolo ci hanno chiesto veramente a gran voce la possibilità di introdurre anche degli screening sin dalla prima visita, dalla diagnosi, per poi proseguire nel percorso, diciamo, di monitoraggio e di valutazione della condizione nutrizionale poi durante il percorso di cura all'interno dei PDTA. Ci sono delle linee di indirizzo ministeriali che, insomma, come dire, sono attualmente disponibili e che devono soltanto essere ulteriormente e maggiormente implementate. È chiaro che l'obiettivo sarebbe quello di azzerare le morti, no? E il numero di morti e di decessi per malnutrizione e non per la patologia oncologica. Però almeno quello che dobbiamo riuscire a fare entro il 2030 è almeno ridurre sensibilmente il numero di queste morti per condizioni di malnutrizione, e lo ripeto, e non per l'oncologia, per una patologia oncologica. E ancora il tema dell'health literacy, implementando questi programmi per l'educazione sanitaria, crediamo che questo sia un valore veramente fondamentale sia lato professionisti che lato di cittadinanza, insomma, in generale per la collettività. Lato professionisti sul fronte della formazione, anche per migliorare anche le abilità comunicative, per rafforzare poi quella comunicazione che poi sta alla base anche del rapporto di fiducia e dell'alleanza con il proprio paziente, con la persona con cui si trova di fronte. Lato cittadinanza, lato collettività, credo che sia fondamentale che le persone abbiano più consapevolezza dei propri diritti, anche delle proprie condizioni di salute,
Questo anche per, come dire, discernere anche nella mole di informazioni che spesso, a cui spesso è sottoposto, vediamo anche tutto quello che accade per la vaccinazione, no? Questa esitazione vaccinale che nasce spesso dalla cattiva informazione. Ulteriori due misure, chiediamo l'introduzione di un codice di esenzione già dal primo sospetto, dalla prima valutazione, quindi dal primo sospetto diagnostico, un codice 048, diciamo, temporaneo che possa essere poi convertito nel caso della diagnosi. Agire sulla prevenzione è possibile soltanto ovviamente se dedichiamo delle risorse ad hoc, ed è per questo che chiediamo che sia vincolante la quota del 5% che sappiamo essere prevista quota parte, diciamo, della spesa sanitaria da dedicare alla prevenzione, anche per, come dire, poter essere tutte le regioni adempienti e rispondere appunto agli adempimenti previsti dal nuovo piano di garanzia. Puoi andare avanti, grazie. Rispetto invece al secondo pilastro, ovviamente la prima parola che è emersa durante i lavori è stato quello dell'error, cioè ancora oggi ci troviamo di fronte a delle reti regionali, rete oncologiche regionali che non funzionano tutte allo stesso modo, quindi quello che dobbiamo fare subito, e crediamo che sia veramente una cosa da non rinviare oltre, è quello di cercare di arrivare a strutturare le reti in modo tale che tutte le regioni possano garantire i medesimi standard e quindi di presa in carico delle persone in ogni luogo. E una particolare proposta che facciamo rivolta ad Agenas è quella di poter introdurre all'interno dell'osservatorio un gruppo di lavoro multisettoriale che sia esperto di disuguaglianze in modo da poter, come dire, monitorare, captare tutte le situazioni di iniquità e poter poi agire e intervenire con delle soluzioni che invece siano di contrasto alle disuguaglianze. Il dottor Buono parlava poi del valore oggi che, insomma, dell'innovazione farmacologica, insomma, veramente abbiamo a disposizione tantissime terapie che hanno anche modificato in qualche modo la natura della patologia e hanno migliorato anche in termini di effetti collaterali anche la qualità della vita. Ci troviamo però a combattere ancora con delle disorganizzazioni e della burocrazia che impedisce o ostacola, come dire, l'accesso poi alle terapie di cui possiamo disporre, ed è per questo tra le alcune proposte che facciamo, insomma, sono quelle di vincolare le regioni a degli impegni certi, impegni specifici anche per quanto riguarda i tempi di attivazione dei centri che sono deputati all'erogazione delle terapie farmacologiche, insomma, dei trattamenti anche altamente specializzati, in modo da rendere sempre più capillare all'interno del nostro territorio anche la presenza di questi centri. Sappiamo che il Sud, insomma, è più sprovvista rispetto ad altre regioni. E poi il grande valore che può avere il territorio, insomma, il PNRR, insomma, grazie alle risorse del PNRR possiamo ripensare a una riorganizzazione dove all'interno degli ospedali di comunità, ma in particolare anche delle case della comunità, fare prevenzione, ma anche poter seguire il paziente nella fase del follow-up. E su questo, insomma, chiediamo ad esempio che la casa della comunità possa essere, come dire, dotata anche di personale sanitario, come l'oncologo, come ad esempio l'infermiere, case manager, lo psicologo, insomma, tutte figure di riferimento e in continuità anche con la presa in carico della, diciamo, ospedaliera nella fase di cura e di trattamento, e anche, come dire, per decongestionare anche quelle attività che può avere l'ospedale, ad esempio pensiamo ai day hospital per la somministrazione della terapia. Il passo in più sarebbe quello di rafforzare ovviamente la somministrazione al domicilio in sicurezza. E un ulteriore, diciamo, aspetto che abbiamo inserito, insomma, proposta che abbiamo inserito nel documento riguarda le reti oncologiche, le reti tumori, i registri tumori. Sappiamo che è prevista per legge l'istituzione di una rete nazionale dei registri tumori che ancora è sostanzialmente inattiva, come dire, è un po' appesa perché manca ancora la massima copertura all'interno delle regioni dei registri tumori. Quindi quello che chiediamo è che ci sia l'incremento delle aree coperte dalle attività dei registri tumori. Ci sono dei fondi disponibili, chiediamo alle regioni di utilizzarli e per farlo devono, come dire, mettere in atto, realizzare questi famosi progetti dei registri tumori. Tutto questo per dotare questa rete
rete nazionale registri tumori, anche di un'infrastruttura che sia in grado di raccogliere i dati di cui abbiamo bisogno, e tra le proposte chiediamo appunto che vengano inseriti anche i dati dei soggetti che presentano una variante genetica. Puoi andare avanti, grazie. Sul fronte dell'innovazione, allora non mi soffermo tanto, è stato già detto molto insomma sul valore della digitalizzazione. Diciamo che l'esperienza della Covid, della pandemia che stiamo vivendo, ci ha insegnato quanto strumenti di health, telemedicina, abbiano veramente consentito anche il monitoraggio e la gestione da casa della persona. Credo che questo sia diciamo un contributo, questi siano strumenti davvero preziosi che non dobbiamo perdere. Mi viene da pensare insomma quanto c'è voluto il Covid anche per avere e utilizzare la ricetta elettronica, come dire, uno strumento che era già in vigore predisposto da sempre, ma che solo in periodo di pandemia poi alla fine è stata utilizzata. Un accenno solo sul valore dei dati. Nel documento troverete sicuramente tanto anche rispetto al, insomma, al valore, al patrimonio, l'abbiamo detto, celato nei dati, perché sappiamo che i big data rappresentano davvero una mole di informazioni utilissime anche ai fini della ricerca e ai fini della cura. Non siamo ancora in grado di gestirle adeguatamente, di intrecciare tutte le informazioni. Spesso il tema della privacy rappresenta un ostacolo, quando invece potremmo, lo diciamo nel documento, prevedere anche degli strumenti che consentano l'anonimato, quindi la protezione in questo senso dell'identità della persona, pur mantenendo poi l'informazione. Su questo chiediamo in particolare una legge nazionale che sia volta alla standardizzazione del dato. Il PNRR insomma mette a disposizione tantissime risorse, chiediamo che una parte di queste risorse possa essere utilizzato anche per istituire all'interno delle istituzioni, il Ministero, l'Agenas, ecco non sappiamo chi, il portale nazionale dell'innovazione, che crediamo sia uno strumento fondamentale di trasparenza e di informazione per il cittadino. Abbiamo indicato tanti aspetti, però insomma sottolineo oggi quello relativo alla possibilità del cittadino di poter vedere, conoscere quali sono le sperimentazioni che ci sono in atto, anche avere anche la possibilità di arruolarsi. Questo per garantire a chiunque, in qualunque parte d'Italia, di poter accedere appunto alla sperimentazione, con particolare attenzione ovviamente ai piccoli pazienti, quindi alla popolazione pediatrica. Sul parco tecnologico, cosa chiediamo? Che ci siano standard minimi di qualità e sicurezza ovunque, sul territorio, all'interno degli ospedali, ma anche del territorio, ad esempio nelle case di comunità. È impensabile pensare oggi di avere delle strutture dotate di alcuni macchinari e altre no. Vi piacerebbe poter andare ovunque e poter avere la stessa certezza nell'esito e nel risultato. La sfida al 2030 è quella di poter usufruire anche di queste importanti tecnologie, che sono quelle della radiomica e della radiogenomica. Non sono un tecnico, però ho capito che sono delle tecnologie pazzesche che consentono di analizzare le immagini e di arrivare, anche incrociando i dati clinici, anche a capire qual è veramente la terapia più adatta a quella persona prima di avviarla. Credo che questo, la sfida grande, di poterla avere veramente su tutto il territorio. Puoi andare avanti. Vivere con e oltre il cancro è stato anticipato quanto il tema della qualità di vita fosse importante. Questo è stato forse uno dei tavoli più arricchenti a cui ho partecipato. Questa forse è la vera grande sfida. Tra i vari punti abbiamo inserito quello della riabilitazione oncologica. Sappiamo che la riabilitazione è nei LEA, ma quello che chiedono le associazioni, ma anche le società scientifiche, è che ci sia proprio un riconoscimento della riabilitazione oncologica nella sua veramente multidimensionalità, da quella motoria a quella psicologica, all'interno dei LEA, abbia proprio una sua specificità. Un'attenzione particolare alla sfera psicologica, lo dice l'Agenda 2030, parla di salute e di benessere anche emotivo, psicologico. Crediamo che questo sia fondamentale anche nella presa in carico della persona, e chiediamo che venga istituita una figura ad hoc, quella dello psico-oncologo, cioè una persona che sia un professionista, che abbia delle competenze specifiche in psico-oncologia. E poi il tempo dedicato, ovviamente nell'ottica dell'umanizzazione delle cure. Sul certificato introduttivo insomma oncologico non mi soffermo, perché abbiamo insomma invitato la Genas, ma quando abbiamo iniziato i lavori insomma era una sperimentazione, ora sappiamo che probabilmente diverrà
strutturale, quindi di questo siamo assolutamente contenti, perché è una buona pratica che alleggerisce molto la vita delle persone, tutta quella burocrazia di cui il paziente farebbe anche a meno. Quindi insomma credo che questa sia veramente una bella buona pratica che debba essere assolutamente implementata. L'ultimo riferimento alla DAD, tanto criticata, però crediamo che invece questo possa essere forse uno strumento da, come dire, utilizzare al di là della Covid, al di là dell'emergenza. Potrebbe essere uno strumento che potrebbe essere messo a disposizione, qualora la persona lo voglia, per poter continuare a seguire gli studi all'interno dell'università, ma anche nelle scuole. Pensiamo ai piccoli e alla possibilità di non perdere il contatto, seppur a distanza, comunque umano, col proprio insegnante e coi propri compagni. Puoi andare avanti? Grazie. E infine lo citava Annalisa, la richiesta di, diciamo, di una legge che riconosca il diritto all'oblio. Credo che questo sia un atto di civiltà, e cioè di eliminare tutte quelle pratiche, quelle prassi burocratiche dove in banca ti chiedono se sei stato malato, se hai una patologia. Credo che sia venuta l'ora nel nostro paese di cancellare questo marchio, ecco, di malato. Puoi andare avanti? E questo puoi andare avanti, tanto ne ha parlato Annalisa. E solo in chiusura, abbiamo parlato del PNRR, e sappiamo che ci sono tante risorse disponibili fino al 2026, nella visione al 2030 ci siamo posti un interrogativo che forse si sono posti anche tanti altri soggetti, cioè cosa accadrà quando finiranno questi fondi. Puoi andare avanti, chiediamo su questo che ci siano dei fondi strutturali e continuativi, perché i servizi di prossimità e anche, diciamo, il supporto anche all'assistenza a domicilio sia rafforzata e non sia soltanto, come dire, ricondotta a questi 5 anni di risorse disponibili col PNRR. Supportare le politiche per il personale, il PNRR non ne parla, ma in legge di bilancio, nelle ultime 2 leggi in particolare, si sta facendo qualcosina in più. Crediamo che si debba fare ancora molto per stabilizzare il personale sanitario. E poi tutto il tema dei servizi di cura intermedia, degli hospice di cui il PNRR non parla, quindi credo che non dobbiamo dimenticarci anche di questa parte del Servizio Sanitario Nazionale. Puoi andare avanti, mi accingo alla conclusione. Quando abbiamo iniziato a lavorare non sapevamo che sarebbe, insomma, si sarebbe scritto un nuovo PON. Crediamo, e per questo abbiamo inserito questa, secondo noi, importante proposta, cioè quello che ci sia all'interno del Ministero una cabina di regia che intervenga periodicamente sul monitoraggio e la valutazione dell'attuazione del nuovo PON, e soprattutto valuti l'equità in termini di esiti di salute. Quindi credo che questo sia un aspetto importante che debba essere preso in considerazione con l'emanazione del PON. Puoi andare avanti. Il Ministero della Salute, crediamo che non possa, insomma, lavorare da solo in questa grande sfida, ed è per questo che nel documento facciamo più riferimenti alla necessità che ci sia un coordinamento importante tra le varie politiche pubbliche, e quindi che ci sia un tavolo, un protocollo. Non sappiamo neanche quale sia poi effettivamente l'azione da intraprendere, ma credo che sia importante in questa grande sfida per contrastare l'oncologia e lavorare sulla prevenzione e coinvolgere veramente tutti i settori pubblici, quindi il MIUR, il Ministero dell'Economia, il Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, il Ministero dell'Ambiente. Abbiamo inserito tutta una serie di proposte, insomma, che specialmente nell'ambito della prevenzione credo che possano ancora rendere più efficace queste misure e le azioni. Puoi andare avanti. Chiudo anch'io, insomma, riprendendo un po' la frase che ha detto Annalisa Mandorino prima, con la frase di Ursula von der Leyen. Credo che non ci sia altro tempo da perdere per mettere in atto le misure che chiediamo vengano subito, insomma, inserite. Auspichiamo che nel PON tante delle nostre richieste, proposte, azioni, insomma, raccomandazioni siano già presenti, o speriamo che possano trovare spazio nel prossimo documento, insomma, di prossima emanazione. Grazie. Grazie mille, dottoressa Squillà. È un gran lavoro che veramente dà una visione dell'oncologia, dei bisogni, di quello che c'è da fare, di quello che è stato fatto e che non è stato fatto a 360 gradi. Si vede che hanno partecipato diverse parti.
Quindi, allora, in questo momento dovremmo avere in collegamento, ma non so se sia ancora collegato perché ha un impegno impellente il sottosegretario Sileri, mi sa che ancora non è collegato. Per cui innanzitutto chiedo se c'è, in attesa, che so che ci vuole solo qualche minuto, se ci sono delle domande al momento. Questo chiedo aiuto alla regia. Ok, forse non siamo ancora. Ci sono delle domande? Ok. Allora, in attesa che il sottosegretario Sileri si colleghi, magari andiamo avanti e anticipiamo la tavola rotonda che appunto Cittadinanza Attiva ha voluto organizzare subito dopo la presentazione di questo progetto. Mi vorrei dare la parola al professor Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Vorrei dargliela partendo subito con una domanda che ci siamo già posti all'inizio. Lei è preoccupato per i ritardi causati dalla pandemia sul fronte in particolare della prevenzione? Mi riferisco agli screening, alla vaccinazione HPV. Non crede che servano misure straordinarie per far fronte a questa emergenza? Beh, intanto grazie per l'invito, ma grazie soprattutto per il lavoro che avete fatto, che state facendo, anche stimolando questo dibattito di sintesi sostanzialmente rispetto al bellissimo documento che avete realizzato e che la collega ha appena presentato. Sì, la risposta alla sua domanda, credo sia importante essere consapevoli che in questo momento in cui il Servizio Sanitario Nazionale è molto impegnato anche con la lotta alla pandemia, in realtà è altrettanto importante avere presente questo tipo di ritardi che si possono verificare, ma soprattutto, come giustamente lei manifestava nella sua domanda, accanto al tipo dei ai ritardi che, o le dilazioni, fondamentalmente più corretto, lo spostamento in avanti di alcuni tipi di attività, soprattutto preventive, è molto importante poi pensare già da subito a come recuperare queste diciamo, spostamenti, queste dilazioni che nascono da questo elemento di contingenza. C'è anche, si può valutare anche un aspetto positivo dentro uno scenario come questo che abbiamo, ovvero sia la capacità del nostro sistema di far fronte in maniera straordinaria, no, alle emergenze, per cui penso rispetto alle campagne vaccinali che oggi vedono il sistema impegnato in maniera importantissima nel garantire, no, la copertura immunitaria per il Covid-19, per il SARS-CoV-2, ma è evidente che le attività e gli sforzi per la vaccinazione con questo tipo di organizzazione possono anche essere immaginati una volta superato, messo a routine comunque questa imponente attività che sta venendo fatta per garantire la copertura immunitaria ai cittadini, che peraltro sta dando anche dei risultati importanti in termini di protezione per la salute, e si può immaginare che questo impegno, questo know-how, questi investimenti che si stanno facendo possano rappresentare anche una continuità nel recuperare o nel promuovere ulteriormente una serie di vaccinazioni come quelle che sono collegate al cancro, ma non penso non soltanto a queste, ovviamente penso anche ad altre. Così come gli screening, oggi la grande attenzione che abbiamo rispetto e grandi investimenti rispetto per esempio all'uso dei test molecolari, ai tamponi piuttosto che ad altri tipi di diagnostiche che vengono utilizzate, certamente credo che questo possa rappresentare un ulteriore modello, che diciamo, forse più che modello potremmo dire un'ulteriore indicazione su come poi finito questa onda, diciamo questo picco epidemico che stiamo vivendo, si possa mantenere determinate organizzazioni proprio per fare in modo che il sistema risponde e in qualche modo rientra dentro una normalità anche nella gestione di questo tipo di strumenti, dove la normalità è qualcosa di nuovo, secondo me anche di migliore rispetto a quanto era in precedenza. Voi stessi nel vostro rapporto segnalate un tema di equità, un tema di differenze di adesione, un tema di differenza di offerta. Beh, io credo che tutto sommato anche
se vogliamo, l'esperienza che stiamo vivendo con la pandemia mostra come sostanzialmente, pur nella diversità, ogni regione poi sta raggiungendo obiettivi abbastanza sincroni, e credo che questo possa essere rappresentare veramente un ottimo esempio, anche se messo a punto in un momento straordinario, storico, straordinario come quello che stiamo vivendo, anche per, chiamiamo, non dico prolungare la straordinarietà, ma per fare in modo che uscendo da questa situazione, diciamo emergenziale, possiamo in qualche modo stabilizzare e acquisire anche su altri versanti questo elemento. Io credo che sia importante, voi in questo senso state dando un'indicazione molto importante, sapere dove si vuole andare, sapere su quali assi è importante investire e muovere e quali sono le priorità, ma soprattutto credo dobbiamo anche, penso, guardando un po' nello spirito che tocca un po' questo, che attraversa questo documento, che è quello di proiettarci nel futuro, anche coniugare due parole. Noi oggi abbiamo una parola che domina, è quella del recovery, cioè come, non come ristrutturare, come ripartire rispetto a questo evento epocale che stiamo vivendo, ma io credo che il tema non è soltanto recovery, è anche innovation, cioè in realtà il recovery non è soltanto una ripristinare, ma è un ripristinare innovando, migliorando quello che facciamo. Credo che questo doppio binario che si trova dentro, no? Si trova come fil rouge all'interno del vostro documento, sia effettivamente la sfida che tocca un po' tutti in termini di sanità pubblica e tocca certamente anche il tema dell'oncologia. Mi permetta un'ultima battuta, che anche questo trovo molto interessante, ma vorrei porre, è presente nel vostro documento, ma lo vorrei porre anche come un po' di enfasi. Stiamo vedendo in questa esperienza come avere il contesto, l'organizzazione, gli investimenti è importantissimo, ma stiamo vedendo anche attraverso questa epidemia come è importante il ruolo della persona e della persona all'interno della sua comunità. E quindi quando parliamo di medicina, era più comune, diciamo, prima di questa pandemia, centrata sulla persona, il punto è veramente interpretare questo elemento e centrare sulla persona vuol dire, tanto più per patologie così importanti e impattanti come quelle oncologiche, condividere, no, il percorso, rendere trasparente l'informazione, prendere in qualche modo consapevole, rendere consapevoli le persone rispetto ai percorsi e ai risultati che si possono ottenere. E quindi è un lavoro estremamente importante che oggi possiamo costruire grazie anche a tutta una serie di strumenti che potranno e che sono in fase di investimento e che sono in fase di realizzazione. Ne avete già citati voi, quello della telemedicina piuttosto che quello dell'informatizzazione. Io però vorrei chiudere con questa risposta, con una riflessione che coglie una parola chiave che secondo me è importante durante questa pandemia, ma soprattutto è importante come capitale che accompagna in maniera trasversale il tema oncologia, ma tutto il tema Servizio Sanitario Nazionale, il tema fiducia, la parola è fiducia. Fiducia che si basa in rapporti, nella capacità di relazionarci, no, tra i vari attori, e credo che il protagonismo, l'attivismo che state manifestando come cittadinanza attiva sia estremamente importante, perché in qualche modo i cittadini in maniera organizzata danno dei suggerimenti e li condividono, e chiedono di condividerlo. E l'altro elemento importante è quello di avere dei dati, dati trasparenti, dati condivisi, dai dati singoli di ognuno di noi rispetto al proprio stato di salute, ai dati anche della rendere evidente la percezione e la consapevolezza di ognuno di noi, come le nostre comunità sono influenzate dai nostri comportamenti e dalle scelte che facciamo a livello comunitario, locale, nazionale o internazionale. Ecco, credo che questa pandemia in qualche modo sta facendo emergere anche questa sensibilità e credo che sia estremamente importante costruirla, rafforzare questo rapporto di fiducia tra i vari attori istituzionali, ma anche tra i vari attori no, del volontariato piuttosto che dei portatori di interesse dentro il nostro contesto, dentro le nostre comunità, perché credo che siamo un po' chiamati a costruire, no, una società, delle comunità, un ambiente dove possiamo affrontare le patologie prevenendole, promuovendo la salute e sapendo che quando si verificano abbiamo dei sistemi organizzati per poter rispondere, per poter in qualche modo gestirle nel migliore dei modi possibili.
La ringrazio e mi fa veramente piacere che uno dei punti di cui presenti in questo documento, in cui appunto si dice di approfittare dei sistemi che sono stati messi in piedi, tipo le piattaforme per la prenotazione dei vaccini per anti-Covid, di utilizzarli, poi speriamo appena finisce insomma questa emergenza, di riposizionarli e riutilizzarli anche su altri fronti, come appunto ad esempio la prenotazione dei vaccini per l'HPV. Quindi cioè, mi fa piacere che insomma le idee chiare ci sono. Ora bisogna fare. Grazie mille, professor Brusaferro. Darei adesso invece la parola al professor Antonio Fortino, direttore del Dipartimento Area Sanitaria, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. A lui vorrei chiedere, rispetto all'annuncio dell'accordo stretto di recente, poi solo qualche giorno fa, tra Agenas e INPS sul certificato oncologico introduttivo, di cui ci ha solo anticipato la dottoressa Squillace poco fa, come si procederà per passare dalla fase di sperimentazione a una modalità standard? Inizierei con questa domanda, poi ne ho anche un'altra. Sì, grazie, buongiorno, grazie dell'invito. Rispondo subito a questa domanda, poi magari aggiungerò qualche elemento anche dell'attività che dell'osservatorio sulle reti oncologiche regionali e sul PNRR, che sono stati due argomenti evocati nelle riunioni precedenti, nelle relazioni precedenti. Allora, il certificato introduttivo, come sapete, è vigente già da alcuni anni, ma nella pratica è una esperienza che solo poche realtà hanno realizzato, e quindi Agenas ha svolto un'attività di come dire di scouting presso le regioni e presso le aziende, e ne ha esaminato alcune di particolare valore che sono state presentate come buone pratiche proprio nel workshop che si è tenuto qualche giorno fa insieme con l'INPS. Da questo workshop diciamo scaturisce un impegno di Agenas e di INPS di proporre al Ministero e alla Conferenza Stato-Regioni un atto di indirizzo, un'intesa, un accordo, vedremo la forma giuridica, che renda uniforme e diffusa questa buona pratica, i cui vantaggi sono enormi dal punto di vista dei pazienti, ma anche dal punto di vista dell'organizzazione sanitaria, che rende più semplice, meno tortuosa e meno burocratica l'accesso ai servizi di diagnosi e di cura e alle provvidenze economiche previste per questi pazienti. Quindi il percorso è già diciamo a buon punto, e il prossimo passo sarà una proposta strutturata di accordo al Ministero e alle regioni. Qualche parola sulle reti oncologiche regionali, che sono l'oggetto di osservazione e di valutazione da parte dell'osservatorio che è presente presso Agenas. Lo stato di attuazione è descritto nella quarta indagine nazionale sullo stato di realizzazione delle reti, che è disponibile su internet, e le cui conclusioni sono che diciamo attualmente lo stato di attuazione è estremamente diversificato tra le regioni, con regioni che sono molto avanzate, altre che sono a buon punto e qualche regione come al solito un po' indietro, che però può diciamo apprendere, può sviluppare nuove politiche proprio da coloro che hanno già dimostrato poter fare con i mezzi già esistenti diciamo fare una buona programmazione in ambito oncologico. Mentre alcune linee di attività sono diffuse in tutte le regioni, ad esempio la presenza delle equip multidisciplinari settoriali in oncologia o la collaborazione con le associazioni di pazienti e di utenti,
Altre sono, diciamo, meno sviluppate, ad esempio la disciplina della second opinion, oppure, diciamo, il collegamento, come dire, stretto con i programmi di screening. E infine altre sono ancora allo stato iniziale, solo 4 regioni hanno istituito dei numeri telefonici dedicati ai pazienti oncologici e solo 4 regioni hanno attivato un budget specifico per l'attività della rete. 7 lo hanno previste, ma solo 4 lo hanno attualmente realizzato. Tutto questo avviene con gli strumenti che già esistono, quindi sono, diciamo, attività che si possono realizzare. A quali condizioni? La letteratura sulla cosiddetta implementazione, cioè sulla traduzione poi pratica di indicazioni teoriche, nel campo delle reti ci dà 3 indicazioni per facilitare l'attuazione pratica. La prima indicazione è che i programmi settoriali siano inseriti dentro un contesto più generale, che cioè non facciano, come dire, che non siano cose a sé stanti, ma siano armonicamente inserite nella programmazione generale. La seconda diciamo indicazione è che sia chiara la governance del sistema, che cioè esistano dei livelli di responsabilità ben chiari a livello nazionale, a livello regionale, coordinamenti o dipartimenti regionali, quello che poi le singole regioni decideranno, ma con una chiara individuazione di chi governa il sistema. E la terza indicazione è che un sistema vero di reti non può realizzarsi senza un coinvolgimento attivo degli operatori, perché gli operatori non vedano calarsi dall'alto verso il basso regole di sistema che non conoscono o addirittura non condividono. Quindi l'osservatorio sta lavorando su queste, diciamo, criticità, per quanto sia nelle competenze dell'osservatorio, ma naturalmente ci sono poi competenze di politiche sanitarie che sono proprie del Ministero e delle singole regioni. Infine qualche parola sul PNRR. Come sapete è in corso la definizione del cosiddetto DM71, cioè un decreto che detterà gli standard dell'assistenza territoriale. Agenas ha molto lavorato in stretta collaborazione col Ministero e con le regioni per definire la bozza di questo decreto, che tuttora è comunque in fase di valutazione e di approvazione. Ma in questo decreto si dà spazio alla presa in carico territoriale di tutte le patologie croniche, tra queste chiaramente l'oncologia, e si dà spazio alla telemedicina, di cui Agenas come soggetto attuatore ha già individuato gli ambiti prioritari, e tra questi l'ambito oncologico. Ho terminato. Grazie mille per averci aggiornato. Infatti la seconda domanda era proprio su a che punto erano l'attuazione delle reti oncologiche nazionali. Grazie mille. Darei subito la parola, perché mi dicono che ha veramente poco tempo a disposizione, il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri. Mi date, ecco, sottosegretario? Sì, mi senti? Sì, buongiorno, la vediamo e la sentiamo bene. Ecco, scusate il ritardo. Guardi, le do subito la parola, perché mi hanno detto dal suo staff che ha veramente poco tempo e ci fa piacere che lei ne dedica un po' a noi. No, è dovere, non è, anzi, è il minimo. Come diceva mio padre quando prendevo 30 agli esami, cioè hai fatto metà dell'obbligo tuo, quindi questo lo chiamo metà del mio obbligo, ecco. A casa mia si chiamava metà del dovere. Esatto, metà del tuo dovere. Quindi metà del nostro dovere. Allora, innanzitutto diciamo, ci diamo del tuo io e te, Valentina, quindi sì, possiamo farci del tuo, è inutile che ci diamo del lei.
Allora, ringrazio ovviamente te che stai moderando, diciamo, questa importante sessione. Ringrazio la dottoressa Mandorino per l'invito, ma in particolare ovviamente l'iniziativa che è stata promossa da Cittadinanza Attiva e da Novartis, perché la possibilità di mettere insieme persone che collaborano, lavorano, pensano, scrivono un documento che guarda al futuro dell'oncologia, credo che sia un punto importante che dà innanzitutto una panoramica della situazione attuale, che non era una situazione prevedibile e che ha aggravato situazioni precedenti al Covid, che era ovviamente la gestione del paziente oncologico, che in Italia vedeva l'impegno ovviamente delle istituzioni e del personale, delle associazioni, e che dava e ha sempre dato dei risultati che in oncologia sono stati i migliori in termini di sopravvivenza a distanza per tutti i tipi di tumori rispetto a tutti i paesi europei. Quindi un vanto di un servizio sanitario nazionale che può e deve essere però migliorato. Io ho letto con interesse le pagine di quello che potrei definire un concept paper, e direi che probabilmente è un estratto di un vero e proprio piano oncologico, cioè una strada da percorrere i prossimi anni, e ho diciamo riscontrato diciamo in particolare consapevolezza e conoscenza del problema, e quindi quando vi è conoscenza ovviamente dietro vi è la competenza, in tutti i punti descritti e soprattutto quindi nelle proposte e nelle soluzioni da qui ai prossimi 8 anni fino al 2030, insomma. Traguardo temporale che non è poi così lontano, perché quando si parla di oncologia sappiamo che l'oncologia è cura del paziente con intento di guarigione, è cura della persona quando purtroppo non può esserci più guarigione, ma a monte di tutto questo vi è prevenzione primaria e prevenzione secondaria. Ho trovato nel documento quello che è diciamo lo scheletro, l'impalcatura degli intenti che si prefigge il nuovo piano oncologico nazionale, che come sapete è in via di definizione da parte del Ministero e per il quale ho preso l'impegno diciamo i mesi scorsi per vederne una rapida e accelerata approvazione. Il nuovo piano oncologico nazionale vede all'interno un punto fondamentale, che sono una adeguata, chiara descrizione di quelli che sono gli obiettivi da raggiungere, e forse questa è la vera novità. Noi siamo abituati a lavorare nel tempo con obiettivi che a volte vengono cambiati in itinere, a volte non sono chiari, a volte non sono nemmeno prefissati, diciamoci la verità. Avere un obiettivo significa avere un traguardo che poi è un nuovo punto di partenza, ma avere un obiettivo necessita che quell'obiettivo possa essere misurato, ed è questo che c'è nel nuovo piano oncologico nazionale: obiettivi misurabili a breve, medio e lungo termine. Oggi ci troviamo poi dinanzi, purtroppo, e concludo con questo, a un adesso non do le percentuali esatte, ma è il concetto che conta, purtroppo un 30% di diagnosi di tumori in meno, almeno prevalentemente purtroppo per i tumori per i quali esistono degli screening efficaci, parlo del colon, cancro del colon e cancro della mammella. Queste diagnosi in meno diventeranno purtroppo diagnosi in più e diagnosi di una particolare gravità, che metteranno ovviamente un sistema che deve essere sostenibile come il nostro a dura prova nell'immediato futuro. Vi è un piano per il recupero di queste liste, sia ambulatoriali che in termini di ricoveri, con dei finanziamenti stanziati
lo scorso anno per il 22 di mezzo miliardo, ma io personalmente mi sto battendo affinché possa essere trovata altra risorsa, soprattutto per andare incontro a, alla branca ad esempio operativa, oncologica, dalla chirurgia alle cure palliative, all'oncologia, per poter far fronte nelle nei prossime settimane, quando il Covid inizierà ad abbassare di nuovo la testa, grazie a tutto ciò che abbiamo fatto e anche grazie a una variante che nella popolazione vaccinata sembra essere meno impattante, per il recupero di tutto ciò che non è stato fatto, e quindi recuperare tutto il percorso, a partire quindi dalla prevenzione e primaria, la prevenzione secondaria, quindi con gli screening. Questo determinerà ovviamente la necessità di tenere il sistema sotto stress, il Servizio Sanitario Nazionale sotto stress, non più per la pandemia ma per il recupero di queste prestazioni. Queste prestazioni significa non solo cura e benessere del paziente, ma vicino vi è anche formazione del personale. Pensate ai medici in formazione specialistica e ai volumi minori che hanno dovuto vedere e trattare, penso ad esempio alle chirurgie e alla ricerca, quanto la ricerca sia stata più che altro incentrata oggi nel contrastare il Covid e purtroppo meno nel poter offrire, gestire nuovi protocolli, nuove cure, nuovi approcci per i pazienti oncologici. Quindi dinanzi ci aspettano mesi di recupero, che saremo in grado di fare solo se verranno poste le adeguate risorse al sistema. Grazie. Grazie mille Pierpaolo, e non ci sfugge sempre la tua attenzione verso i problemi dei pazienti, soprattutto quelli oncologici. Grazie mille, so che hai un'agenda fitta, quindi ti congediamo e ti ringraziamo di aver trovato il tempo per partecipare a questo evento. Buon lavoro, grazie. Arrivederci. Allora, così come il sottosegretario della Salute Sileria ha sempre mostrato una particolare attenzione verso l'oncologia, con noi c'è anche l'onorevole Lorefice, che è anche sempre molto attenta come membro dell'intergruppo Insieme per un impegno contro il cancro. Le volevo chiedere, andiamo subito al dunque, ci può parlare dei finanziamenti previsti nell'ultima legge di bilancio e dei provvedimenti in discussione alla Camera? Allora sì, buongiorno a tutti, innanzitutto vi ringrazio per questo invito e per la presentazione di questo documento, che è molto interessante e credo che anche a noi legislatori, quindi noi istituzioni che siamo chiamati a legiferare, questo documento rappresenti sicuramente uno strumento molto importante, perché lo sottolineo sempre, il legislatore può legiferare bene solo nel momento in cui sa interfacciarsi con i vari stakeholder, con gli esperti, con appunto tutti gli esperti del settore, che conoscendo approfonditamente appunto la materia ci possono dare poi tutti quegli strumenti che sono necessari per migliorare anche per migliorare tutta una serie di aspetti, l'accesso alle cure, ovviamente tutte quegli aspetti che nel caso specifico ovviamente riguardano l'oncologia. E sa benissimo che anche la collaborazione con Cittadinanza Attiva è stata sempre per noi fondamentale, spesso nei nostri provvedimenti abbiamo chiamato Cittadinanza Attiva in audizione, proprio perché apprezziamo l'autorevole punto di vista dei suoi rappresentanti tutti. Quindi ne approfitto anche in questo contesto per ringraziarvi. Allora, ovviamente il Parlamento è molto attento al tema dell'oncologia, si è fatto riferimento alla pandemia perché credo che proprio nella pandemia determinati aspetti, determinate criticità che già conoscevamo, li abbiamo toccate sicuramente con mano in modo molto molto più concreto. Tra l'altro io credo che un po' tutti avremo letto anche le notizie di questi
questi giorni che hanno riguardato proprio la difficoltà che i pazienti hanno di poter accedere anche alle visite specialistiche, alle semplici visite anche in ospedale. Un problema col quale ci siamo confrontati fin dall'inizio della pandemia e che continua purtroppo a manifestarsi anche oggi. Tantissimi, siamo perfettamente al corrente del fatto che tantissimi interventi chirurgici sono stati rimandati, che anche molti pazienti non si sono presentati in ospedale per le visite per le cure chemioterapiche, per paura di contrarre anche il Covid. Le liste d'attesa si sono allungate anche perché molte strutture ospedaliere ad un certo punto si sono convertite in Covid hospital, e anche in questo caso abbiamo visto negli ultimi tempi dei dati non rassicuranti su questo aspetto. Quindi è compito del Parlamento ovviamente trovare delle soluzioni. Io credo che oltre ovviamente alle risorse del PNRR, cui si è fatto riferimento, il Parlamento abbia tutta una serie di strumenti per poter appunto migliorare non solo l'accesso alle cure, ma anche per lavorare su altri aspetti fondamentali, che sono sicuramente quello relativo alla prevenzione e alla ricerca. E nelle leggi di bilancio che noi abbiamo approvato abbiamo sempre puntato su questi aspetti, in modo particolare su quello della ricerca e su quello della prevenzione, perché rappresenta poi il primo passo per poter sconfiggere la malattia, perché se io punto sulla prevenzione ovviamente ho la possibilità di poter individuare una malattia in tempi molto rapidi e quindi di poter intervenire anche con delle cure che sono appropriate, che sono mirate, e quindi paradossalmente anche poi i costi di cura si riducono. E quindi è fondamentale lavorare su questo, sulla prevenzione, sulla ricerca, perché possono essere individuati appunto nuovi farmaci e nuove cure che rendono le cure più pertinenti. E credo che un obiettivo che il Parlamento è riuscito per esempio a perseguire è stato quello di rendere gratuite l'accesso alle cosiddette terapie CAR-T. Proprio lei, il dottoressa Arcovio, faceva riferimento a quelle cure che permettono oggi di poter curare non solo gli adulti ma anche i bambini, no? E le CAR-T stanno dimostrando appunto di avere dei grandissimi risultati. È notizia di qualche tempo fa, per esempio, che grazie alle CAR-T tre bambini sono riusciti a guarire anche dalla leucemia. Sono stati approvati diversi provvedimenti in questi anni, è stato fatto riferimento anche alla legge sul registro tumori, quindi è importante che anche le regioni facciano la loro parte. Noi con questa legge abbiamo cercato di coprire un vulnus normativo che purtroppo esisteva da tempo, e quindi credo che questo sia un obiettivo fondamentale che abbiamo raggiunto in questa legislatura. È stata approvata anche anche l'istituzione della legge sul tumore al seno metastatico, che istituisce in realtà la giornata del tumore al seno metastatico, che, guardate, può sembrare forse per certi aspetti meno importante l'istituzione di una giornata, ma io ritengo che sia importante proprio per i motivi invece che dicevamo prima, cioè lavorare sulla comunicazione, perché se tu lavori sulla comunicazione ovviamente hai modo di far capire al cittadino quanto è importante sia intervenire proprio sulla prevenzione, sugli screening. E invece proprio oggi noi abbiamo molte difficoltà, soprattutto nelle regioni del centro-sud, di far accedere il cittadino agli screening, e quindi c'è anche una notevole discrepanza poi tra le regioni. Quindi sicuramente lavorare poi sul rendere omogeneo l'accesso alle cure in tutte le regioni, si è fatto riferimento anche chi è intervenuto prima di me l'ha detto, quindi per far sì che chiunque possa avere il diritto di curarsi in egual modo nella propria regione senza essere costretto a spostarsi. Noi ogni anno spendiamo in mobilità sanitaria circa 6 miliardi di euro, quindi questo significa che non tutte le regioni permettono l'accesso alle cure in egual modo, e questo significa che non tutti i cittadini possono curarsi allo stesso modo, perché ci sarà chi avrà la possibilità di potersi spostare e chi invece questa possibilità non ce l'ha. E quindi un paese come il nostro non può ancora tollerare l'esistenza di cittadini di serie A e cittadini di serie B.
Nelle leggi di bilancio abbiamo anche in queste, stiamo molto lavorando appunto sulla prevenzione, come dicevo, sulla ricerca, sull'abbattimento delle liste d'attesa. Il ministro Speranza ha stanziato 500 milioni di euro per l'abbattimento delle liste d'attesa, e quindi questa è sicuramente, insomma, una notizia molto, molto importante, che poi ovviamente deve trasformarsi anche in concretezza. E poi anche sulla stabilizzazione del personale medico e sanitario, credo che un altro vulnus che noi abbiamo avuto è stata proprio questa, la mancanza di personale medico e sanitario adeguato. Abbiamo anche previsto l'aumento delle borse di specializzazione, portandole a 12.000 l'anno. Sono tutte misure che ovviamente ci permettono di intervenire oggi, come dicevate anche voi, per poter pensare e migliorare la sanità del futuro, perché purtroppo quando si parla di sanità, molte delle iniziative positive che vengono prese nell'immediato non riescono ad avere poi un riscontro effettivamente positivo nell'immediato, ma solo quindi nel futuro. Però, come mi capita spesso di dire, noi dobbiamo lavorare per far sì che questi risultati appunto man mano si vedono, perché la sanità non ha bisogno di interventi che siano frettolosi e fini a se stessi e magari non permettono di raggiungere l'obiettivo, ma ha bisogno di interventi che appunto siano ben strutturati, ben pensati, che si possano perseguire con l'aiuto appunto degli esperti. Quindi credo che oggi il nostro paese si trovi, nonostante la pandemia, nelle condizioni di poter investire, perché la parola chiave ovviamente è l'investimento. Quando si parla di salute non si deve mai parlare di costi, ma solo quindi di investimento, e credo che sia quanto stiamo facendo nelle leggi di bilancio, ma in modo particolare con i 20 miliardi, con i 6 miliardi destinati alla missione 6 del PNRR, avremo modo di ripensare la sanità, una sanità che appunto metta il cittadino al centro, il diritto alla salute del cittadino al centro, e che cominci a potenziare, a guardare con, diciamo, più interesse, più di quanto sia stato fatto finora, alla medicina del territorio, perché purtroppo un'altra pecca probabilmente del nostro paese è quello di aver puntato su una visione troppo ospedalocentrica della sanità, e quindi anche quando parliamo di oncologia dobbiamo pensare non solo al potenziamento degli ospedali ma anche del territorio, e quindi non solo ai bisogni sanitari del paziente ma anche a quelli sociali del paziente. Grazie mille, onorevole Lorefice. Mi fa piacere che anche lei condivide, insomma, così come gli altri ospiti, lo spirito con cui a Cittadinanza Attiva ha intrapreso questo lavoro, e poi arrivando a questo documento preziosissimo. Allora, ne approfitto per chiedere se ci sono delle domande. Mi fate sapere dalla regia se abbiamo qualcosa da chiedere ai nostri relatori. Nessun, ok. Allora a questo punto ringrazio tutti gli ospiti, siete stati veramente, ci avete dato delle informazioni preziose. In particolare ringrazio però Cittadinanza Attiva, che mutuando un modo di dire giornalistico sta sempre sul pezzo, e da cittadina mi fa piacere sapere che c'è sempre qualcuno attento ai miei bisogni, a quelli della mia famiglia. Grazie mille a tutti.